Per chi è molto solo, il rumore è già una consolazione, Friedrich Nietzsche. Sembra un pensiero molto profondo, ma Nietzsche passò almeno 10 anni della sua vita senza uscire dalla sua camera, al buio. Affermava di soffrire di dolori alla testa e qualche altra patologia. In quel periodo di segregazione autoindotta, anche se non ne era stato obbligato da nessuno, inventò il pensiero nihilista, secondo cui Dio è morto. Sono passati decenni dalla morte del padre del nihilismo, ma Dio c'è ancora, basta cercarlo, non rintanarsi in se stessi.